L'Aula approva a maggioranza la seconda variazione al bilancio di previsione finanziaria 2024-2026. La manovra, illustrata dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugnani, prevede una riduzione dei volumi complessivi di entrata e spesa per meno 26.686.537 euro nel 2024 e un incremento sulle annualità successive, rispettivamente di più 2.800.155 e più 49.398.694 euro. La variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale comporta una variazione sul fronte delle entrate e delle spese del bilancio regionale che è pari a meno 26 milioni per il 2024, quasi 2 milioni per il 2025 e 49 milioni per il 2026. È una variazione nella quale si registrano alcuni spostamenti importanti di risorse sul fronte sanitario, già che gli oneri del debito del servizio sanitario passano dal fondo sanitario regionale al bilancio regionale attraverso le risorse derivanti dal maggior gettito collegato alla manovra che si è compiuta sull'addizionale regionale IRPEF. Un'altra importante variazione è quella relativa agli investimenti sulla programmazione comunitaria. C'è una sensibile riduzione di tutte le quote, quindi quelle dell'Unione Europea, dello Stato e quindi anche della Regione, sulle annualità 2024 e 2025, un corrispondente incremento sull'annualità 2026. È una variazione che peraltro interviene in maniera importante sui temi della cultura con uno stanziamento di 10 milioni di euro, di cui quasi tutti destinati allo spettacolo. Vengono poi messe a disposizione tutta una serie di risorse che sono destinate ai comuni per far fronte o a esigenze che sono collegate alle strutture viarie dei territori comunali oppure all'esigenza di dover intervenire su strutture esistenti e tocca anche in maniera sensibile il tema degli impianti sportivi, già che sono previsti in parte sul 2024 ma in maniera più preponderante sul 2025 una serie di stanziamenti che sono finalizzati proprio a completare i lavori o a curare la manutenzione di impianti sportivi diffusi sul territorio regionale. La variazione di bilancio è stata approvata con i voti favorevoli di PD e Italia Viva. È una variazione che è arrivata in consiglio abbinata all'aggiornamento del DEFRE, che dà continuità alle politiche che la Toscana sta portando avanti relativamente al lavoro, relativamente alle politiche sociali, alla tutela del paesaggio, insomma tutto quello che è l'impegno della Toscana per garantire ai territori, ai toscani, una qualità della vita e la possibilità di uno sviluppo sostenibile. Un atto importante che consolida il bilancio della Regione Toscana nel 2024, che porta i conti in equilibrio, che dà alcune risposte importanti ai comuni toscani in maniera diffusa, ma che soprattutto mette in equilibrio le risorse. È evidente che collegandosi a questo c'è il DEFRE, sul quale noi continuiamo una battaglia di principio, quella di ridurre le tasse ai cittadini toscani. Tel Aviv non è stata mai favorevole ad aumenti di tasse, ha ragione sul fatto che le risorse le devono pagare le aziende farmaceutiche, c'è il payback, la legge è cogente, la Corte Costituzionale ha dato ragione alla nostra battaglia politica. Ci aspettiamo che nelle prossime settimane venga fatta questa riduzione delle tasse, venga scritto in bilancio quelle risorse che necessitano e che come tale i cittadini toscani trovino un alleggerimento della loro pressione fiscale e chi di dovere paghi quello che deve alla nostra regione. In questo caso il governo deve assumersi la propria responsabilità nel garantire le regioni del credito delle quali hanno diritto di riscuotere. Contrari Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. La variazione si riferisce a tantissimi interventi puntuali sui quali è difficile dire di no per ogni singola questione, ma è chiaro che il Presidente Gianni ormai ha iniziato la sua campagna elettorale e la sostiene con interventi mirati soprattutto a favore di amministrazioni di un certo indirizzo politico. Per quanto riguarda la programmazione invece si naviga a vista, non si tiene conto per noi a sufficienza del complesso e
preoccupante quadro economico internazionale derivante dai conflitti che si stanno purtroppo incrementando soprattutto nel Medio Oriente e di quanto questi incidano sull'economia reale della Toscana. Si assiste al vivere giorno per giorno e a documenti di programmazione che arrivano all'attenzione del Consiglio con grande ritardo rispetto ai tempi dovuti e che impediscono quindi di fare una discussione e soprattutto riflessioni serie molto più articolate. Indubbiamente si tratta di una manovra debole, frutto di una maggioranza debole che non riesce a prendere delle decisioni importanti proiettate verso il futuro perché evidentemente divisa al suo interno e questo non può che portare a dei provvedimenti soltanto puntuali sui territori. Si pensa al singolo comune, si pensa alla singola parrocchia addirittura, al singolo teatro, non si pensa però alla regione Toscana e non c'è un'idea verso il futuro. Noi la nostra idea l'abbiamo sempre manifestata in questi anni, è l'idea di una Toscana che non sia soltanto un mega villaggio turistico. Noi abbiamo necessità di sostenere convintamente la nostra tradizione manifatturiera e invece vediamo che siamo in difficoltà specialmente in certi settori. Ripeto, nel merito alcuni interventi sono sicuramente condivisibili. Alcuni sono stati addirittura sostenuti e portati avanti anche dal gruppo Lega. Quindi ecco, cerchiamo di volare un pochino più alto, che Gianni non si preoccupi soltanto del quotidiano, ma possa davvero avere un'idea di Toscana. Altrimenti l'avremo noi e la realizzeremo andando al governo della regione. La variazione di bilancio non fa altro come in altre circostanze che continuare a elargire delle somme laddove si deve correre ai ripari per disagi, problemi, questioni riguardanti comuni, sicuramente meritevoli, ma la variazione così come il documento economico-finanziario nel complesso continuano ancora a distanza di anni a mancare di una loro coerenza interna, di una sistematicità e soprattutto non fanno vedere quella che dovrebbe essere una visione della Toscana che va al dopo 2025, perché dobbiamo ricordare che stiamo andando verso la fine della legislatura. Così come è cominciata in maniera estremamente caotica, così sta proseguendo. E secondo noi non è questo il modo migliore per riuscire a governare la Toscana, una regione in generale, in una situazione anche di governo nazionale molto carente nelle risorse, in cui le risorse ci sono perché la Toscana le ha, sono 13 miliardi di bilancio complessivi, molti dei quali finiscono in rivoli, perdite, sprechi, che in qualche modo non devono essere razionalizzati, ma meglio investiti. Il Corecom della Toscana ha organizzato un seminario nazionale sui temi delle controversie telefoniche e alfabetizzazione digitale. Che fa? Concilia? Questo è il titolo scelto per l'evento svoltosi a Palazzo del Pegaso, organizzato con Agicom, l'autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni. All'incontro hanno partecipato altri 10 Corecom regionali. Sono iniziative che servono a dare risposte ai cittadini, ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che è delegato della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali ai rapporti con il Corecom. Oggi è una giornata importante perché poi alla fine in queste iniziative servono per dare risposte alle cittadine e ai cittadini, perché da un lato è giusta la competizione che c'è tra gli operatori, dall'altra però deve essere garantito al cittadino di poter accedere ai migliori servizi al prezzo più corretto e la competizione porta proprio a questo e questa iniziativa serve a costruire maggiore sensibilità tra i cittadini nel conoscere che esiste un luogo, il Corecom, in cui le controversie, quelle telefoniche specialmente, possono essere gestite, possono essere valutate e può essere data risposta evitando un contenzioso di tipo legale. Questa è la riflessione che stiamo portando avanti, sono contento che venga svolta qui in Toscana, ringrazio Agicom, ringrazio i Corecom di tutta Italia perché questo è un lavoro che viene svolto a favore delle cittadine e dei cittadini. All'evento sono intervenuti Marco Meacci, presidente del Corecom Toscana, Nicola Sansalone, vice segretario di Agicom, Enrico Maria Cotugno, dell'autorità delle garanzie nelle comunicazioni. Questo è un seminario nazionale che abbiamo organizzato insieme ad Agicom e appunto ci sono tanti Corecom che sono venuti da tante regioni d'Italia, per cui sono molto contenti di questa adesione e questa partecipazione sia in presenza ma anche in collegamento.
secondo noi è un tema sicuramente di grande rilevanza, quello di far conoscere ulteriormente i servizi del Corecom e in questo specifico tutto il tema delle conciliazioni. Noi anche nel 2023 abbiamo ricevuto oltre 4.900 istanze, gran parte di queste poi oltre l'80% giunge a un accordo in fase di conciliazione e restituiamo attraverso questa opera a titolo gratuito oltre 500.000 di euro nei confronti di cittadini e imprese che appunto hanno degli indennizi rispetto a queste controversie telefoniche. C'è un tema generale di alfabetizzazione digitale su questa tematica perché si accede attraverso la piattaforma del Concilia Web, per cui c'è questo tema generale di formazione che anche la Toscana deve in qualche modo vedere sempre crescere, favorire, e poi c'è un tema anche di stare attenti a chi si spaccia per il Corecom ed esistono dei casi, e noi invitiamo appunto ad agire attraverso tutti i canali ufficiali, canali istituzionali, sia del Concilia Web, sia del numero verde, sia del sito, in modo da non avere fraintendimenti e tentativi di truffa. Per quanto riguarda l'incontro di oggi, dove è presente anche il dottor Mazzeo, che ha partecipato alla fase in cui sono stati valutati gli accordi tra l'autorità e le varie regioni, è particolarmente importante perché stiamo facendo una sorta di valutazione sulla giurisprudenza che si è formata nel trattare le vicende fra i consumatori e gli operatori. Ovviamente l'autorità coordina a livello nazionale i vari Corecom e il risultato è che oggi, possiamo dirlo dopo un'esperienza quasi ventennale, le situazioni di conflitto sono per la maggior parte risolte attraverso delle conciliazioni. L'utente non va in giudizio, risparmia dei soldi e del tempo e contemporaneamente l'operatore provvede a ripristinare i servizi che sono stati malfunzionanti attraverso un sistema di indennizzi. Questa è una best practice, come si dice con termine molto in voga, però è vera, è stato il primo tentativo da 20 anni in Italia, esiste, che consente di superare le angosce di andare in giudizio anche per piccole somme o per questioni della vita quotidiana. È talmente valido il sistema, che si chiama Concilia Web e che fin dal 2018 consente di farlo online, che tra virgolette è stato gratuitamente ceduto anche ad altre autorità, quella dei trasporti che ha sede a Torino e che fa le controversie con il medesimo sistema, per cui è una pratica vincente e, ricordiamolo, assolutamente non onerosa per gli utenti, cosa che va sempre adeguatamente ponderata. Digitalizzazione è sicuramente un'opportunità per tutti, ma giustamente bisogna tener conto anche di chi non ha questo livello sia per motivi generazionali sia per motivi culturali, questo livello di alfabetizzazione digitale. Ecco perché l'Agicom, anche attraverso i Corecom, svolge un'intensa attività da questo punto di vista. Oggi parliamo di Concilia Web, una piattaforma digitale attraverso la quale i consumatori possono risolvere le proprie controversie, e uno dei temi che abbiamo affrontato oggi è proprio quello di non lasciare indietro nessuno, quindi l'importanza di fare in modo che le tecnologie da un lato aiutino gli utenti a risolvere i propri problemi, ma dall'altro consentano anche a chi non ha la possibilità di un accesso digitale di risolvere ugualmente le proprie problematiche. Simone Melis e Matilde Iannaccone sono i due giovani toscani che si sono aggiudicati le medaglie rispettivamente d'argento e di bronzo alle Olimpiadi di Matematica, la competizione internazionale che si è svolta a Bath, Inghilterra, nel mese di luglio. Per l'importante risultato ottenuto e per incoraggiarli a coltivare i propri talenti, il Consiglio regionale ha premiato i due giovani con una coppa e una bandiera della Toscana, nel corso di una cerimonia svoltasi a Palazzo del Pegaso, a cui sono intervenuti il presidente della Consulta Antonio Masseo e il consigliere Marco Landi. Intanto voglio fare i complimenti più vivi, più sinceri a nome mio, di tutta l'Assemblea legislativa, a Simone e Matilde, perché hanno portato in alto con i loro risultati il nome della Toscana in Italia e non solo. Io devo dire che ho un pizzico di invidia, avrei voluto provare a farlo anch'io ma non ci sono riuscito, e quindi vedo in questo loro impegno, in queste loro capacità, in questi loro talenti
che vanno sempre allenati giorno dopo giorno, qualcosa di unico, di bello e di speciale. A loro un messaggio: state sempre sui temi di frontiera, non date mai per scontato che quello che c'è ci sarà anche in futuro. Cercate sempre di scoprire qualcosa di nuovo, di bello, e attraverso i vostri occhi possiamo leggere un futuro migliore. Simone Melis e Matilde Iannacone rappresentano l'orgoglio della nostra regione in un contesto molto importante, quello delle Olimpiadi di Matematica, che è un percorso che vede impegnati nelle preselezioni soltanto in Italia oltre 200.000 ragazzi. Quindi hanno passato le selezioni in Italia in oltre 1.500 istituti. I nostri due istituti, quello pisano, l'Istituto Dini, e quello foresi di Portoferraio, hanno mandato due ragazzi, due eccellenze della nostra regione che noi oggi siamo qui ad onorare, e siamo orgogliosi del loro percorso, del loro talento, e crediamo che questo sia il messaggio anche per tanti ragazzi che studiano, che fanno percorsi di studio, di approfondimento, e che possa essere da stimolo anche per tanti altri giovani. La mia avventura con la matematica è cominciata al liceo, in terza liceo, quando ho scoperto, il liceo lo facevo all'Elba, e ho scoperto cercando su internet appunto che esistevano le Olimpiadi della matematica, e questo mi ha aperto un mondo, tutto un insieme di problemi nuovi, un modo di ragionare diverso. Quindi mi sono interessato, sono entrato nel mondo delle gare, e alla fine sono arrivato appunto alla gara che ho fatto questo luglio a Bath, e l'esperienza in sé per sé è stata molto preziosa, sia per le persone che ho conosciuto, sia per i problemi e tutto l'ambiente che, con cui una persona entra in contatto una volta che si trova là a ragionare con tante persone con la mia stessa età e la stessa passione. Si crea proprio un bel feeling. Siamo stati una settimana a metà luglio a Bath in Inghilterra, e eravamo sei noi italiani e tre accompagnatori. E l'esperienza mi è piaciuta molto, poi fortunatamente conoscevo anche gli altri ragazzi che sono venuti con me, e poi la gara in sé mi è piaciuta, in generale i problemi erano carini, mi è piaciuta, e poi ho conosciuto tante persone da altre parti del mondo, e sì, è stata una bella esperienza.